Bella per tutti e bentornati sul nostro canale. Io sono Alessandro e siamo ancora su Rogue Lord. Avevamo lasciato un po' di tempo fa, per qualche giorno ho mollato pure sto gioco perché avevo altre cose da fare. Ok, stavamo all'inizio del quarto capitolo. È lunga la strada qua, regà, ma proprio lunga ancora. Stavamo messi male perché stavamo a due. Quindi qui, come sbagliamo, ci purgano. Quindi proviamo, andiamo avanti. Che ci avevamo da fare qua? C'è un santuario. Basta, c'è solo l'usantuario. C'è solo il santuario, mi pare di aver capito. Salve santuario. Vai. My disciples arrive at the sanctuary. There they discover a priest who no longer preaches. He tells them that he took part in the creation of a monster, who then returned to dispossess him of his inspiration. Caleb. We offer him a chance to take his revenge on his creature. He accepts. My disciples, on the pretext of making a trap, take one of his hairs and ask for a fragment of Caleb. He gives them a bit of the wood used in his making. The two elements of the ritual secure inside the puppet, my disciples and the priest go their separate ways. The latter leaves for the town of New Florentine to find Caleb, and my servants set off for an abandoned farm. Leggete da soli, famo così, che se no ci sovrapponiamo le voci, l'ultima volta non mi è piaciuto, lui che parla, io che parlo, quindi tante potete leggere e ascoltate. The Babò, people allora, fear che me vuole, once l'influenza again. sta That is how it crescendo. should be. Allora, all'arrivo in questa zona il diavolo riceve 10 essenza ed essenza massima, ci piacerebbe, riceve 60 anime. Dove vanno quelle dell'essenza? Scusi, mi scusi. Qui, ecco, noi dovremmo andare lì per curarci un minimo. Abbiamo detto lì, quindi qua abbiamo. Allora, qua è casuale, non sa cosa ti aspetta in questa zona, un combattimento, un evento, il tristo mietitore, tutto è possibile. Qui invece, ecco, andiamo verso l'evento sicuro, va, che qui combattimenti. Lungo la strada sono state posizionate diverse pietre miliari, sembra di numero, piegare l'anima. Curse will pay for that. Ok. In questa zona le reliquie a tua disposizione sono disattivate finché non lasci la zona. Che bello! Proprio lì, va bene. E che te devo fare? Ok, abbiamo. Attiva principale, vale evento. Allora, cos'è? Questo evento che dice? Questo saranno i problemi di stratagemma. Scegliere un tempo superiore, prova di salire, tratti di succedere. Allora, stratagemma, come stiamo messi? Allora, Dracula c'ha 6. C'ha 10 e lei c'ha 5. Lei c'ha che se supera ci cura, ma posso mandare quella che c'ha 5? C'è lui che c'ha 10. O ce mando Dracula. Allora, Dracula prenderebbe più 3 a stratagemma e più 10 punti spirituali massimi. E lui prenderebbe più 3 a spavento, più 1 a danni spirituali, più 4 punti da massimi. E lei invece più 3 danni spirituali, più 4 spirituali massimo. Dai, fanno lui. Parliamo lui perché dobbiamo essere sicuri che superiamo queste prove per adesso. Allora, urla acute, attirando i tuoi adepti verso un maniero circondato da una folla arrabbiata. Gli umani incolleriti si sono radunati per distruggere il vampiro che vive là dentro. Lo accusano di aver diffuso la peste bianca nel nuovo mondo. Gli inquisitori del Sancta Lumen stanno già perquisendo il maniero per trovare e purificare il mostro che lo abita. Se la vera causa della peste bianca è lì dentro, i suoi adepti devono trovarla. Ai mortali piace etichettare i tuoi servitori come mostri, ma chi sono quelli che se ne vanno in giro di notte in gruppi nutriti, brandendo torce e inseguendo la preda fino al suo nascondiglio dove l'attaccano inesorabilmente finché non restano altro che cenere e lacrime? In fondo, i mortali sono i mostri più terribili che il nuovo mondo abbia mai visto.
Ok, Nammu, maniera del vampiro. Salve. Allora, dei soldati sono di guardia all'entrata del maniero, ma nessuno controlla la folla. Il fedele cavaliere senza testa potrebbe scatenare un'ondata di panico tra quei mortali indignati. Allora, forza l'entrata nel maniero. Oppure all'80% fai allontanare le guardie. O al 100% semina il panico. Ecco, seminiamo il panico alla folla. Va, vai. You give the orders, I carry them out. Tuo fedele cavaliere senza testa si intrufola tra la folla e finge di avere la febbre e di morire. Ma è senza capoccia, io dico, cioè. Vabbè. Riesce a essere molto credibile, tanto che i mortali attorno a lui cominciano a urlare e a prendere a spallate i vicini per fuggire. Stanno a pogà. Cioè, talmente morto de male, questo gli esplosa la capoccia. Dico. Il panico si diffonde velocemente e in pochi minuti tutti gli umani sono fuggiti. Entro mezzogiorno i sospetti e le congetture su chi è infetto e chi non lo è avranno preso il sopravvento sui mortali. Soon the humans will all bow down before me. Ok. La tua influenza sta crescendo. I seguenti effetti influiranno. Allora, all'arrivo in questa zona scopri un tratto per uno dei tuoi adepti. All'arrivo in questa zona il diavolo riceve 10 essenze ed essenze base. Ecco, voglio questo. Voglio anche quello. Ho fatto come mi hai ordinato, maestro. Qual è la prossima missione? Ostenti le tue conoscenze senza nemmeno considerare cosa potresti imparare dalla situazione. E ciò è di una stupidità immane. Bravo, Dracula. Stai insultando un ufficiale. Spero che tu sia pronto a subire le conseguenze. Not my Caballero senza deck, but it'll capoccia. do. Prende più occultismo e più 6 punti vita massimi. I didn't expect that. Lui ha preso rozzo, meno una furtività. Vabbè. I accept my Lui è punishment. banale, meno una tentazione. Not my head, but Ok, it'll più do. 3 spavento, più 3 danni su 4. Ok. Allora, ricapitolando. Allora, qui all'arrivo di 10. All'arrivo in questa zona scopri un tratto. Le reliquie non funzionano, però c'è la fontana dello Stygio che mi cura. Quindi qua è proprio, cioè, non ci penso neanche. Fontana? Andiamo? Fontanella dello Stige? Allora, This place is teeming with life. questo posto è brunetto di vita, There ci are sono così so tante anime many da souls raccogliere. to reap. Schivo. Dracula riceve il tratto seguente. Più una furtività, che l'aveva persa, più 5 punti spirituali massimi. Vabbè. Oh, grazie. Mi sento Cicino il meglio già. Allora, qui ci abbiamo. Questo ci abbiamo. Vabbè, quello è lo stage. Qui attiva evento. E aspetta. Prima famose queste. Sì, vabbè, bla bla bla. Questo qua in alcuni punti fontane. Sì, vabbè, sempre la stessa storia ci dice. Allora, puoi entrare nel genere. Sì. No, The no, no, Styx io voglio. with the Mi voglio putrid curare. corpses. Torniamo, ecco. Torniamo a metà 32. Mi sento mucho meglio. Andiamo con questo evento. Allora, ci vuole tentazione e stratagemma. Allora, qui abbiamo 7 di tentazione e 6 di stratagemma. 7 di tentazione e 10 di stratagemma. 6 e 5. Allora, lui prende più 2 furtività e più 2 danni fisici. Dracula più 3 furtività più 5 vita massima più 5. Che non sarebbe male. Non sarebbe per niente male, dai. 7, 6, 7, 10. Dai, 7, At 6. your Dai. service, Andiamo, master. Dracula. Uno strano viandante che suona il flauto incontra i tuoi adepti. Dietro di lui una fila ordinata di ratti incantati dalla sua musica. Questo? Vabbè. La processione di ratti ti ricorda una leggenda dei mortali che narra come un uomo diventò il re dei ratti. È possibile che tu ti stia imbattendo nella reliquia usata per assoggettare i tuoi sudditi? I suoi sudditi? Potrebbe. Pifferaio magico, sei tu? Il potere del pifferaio sembra provenire dal suo strumento. Il tuo devoto Dracula lo potrebbe facilmente assorbire, ma prima è meglio occuparsi dei ratti, o potrebbero diventare un problema. Allora, saluta il viandante, prendi il flauto, obbliga i ratti a rivoltarsi contro il loro maestro. Ecco, vai. Perfect. Il tuo Dracula riesce facilmente a spezzare l'incantesimo del flauto e della sua magia primitiva, liberando i ratti della loro prigione mentale.
L'orda attacca l'ex maestro e lo divora. Quando le creature si allontanano, le ossa del pifferaio sono state completamente ripulite. Il tuo fidato Dracula non deve fare altro che raccogliere il flauto e assorbire il potere. Allora, gli posso dare sete di sangue, crepa cuore o distruggi anima. E fammi vedere un attimino cosa c'ha lui. Allora, lui ha un crepacuore, un distruggi anima e una sete di sangue. Guarda, uno. E che te devo dire? Sottrae una carica degli stati dell'obiettivo e applica depressione. In depressione adesso alla fine del turno prende da 4 a 6 punti spirituali. Se fa danni fisici. Vabbè, prendiamo questa e la mettiamo qua. Sì, confermo. Knowledge is power. Ok. Ottimo. E adesso dov'è che possiamo andare? Noi siamo qua, posso andare al combattimento dal tristo meditore e dall'altro tristo. C'ho 6 anime. Che vado a fare dal tristo meditore? Però pure è vero che se vado qui c'è combattimento, per poi un combattimento elite. Qui invece sarebbe tristo meditore, evento, combattimento elite, uno o l'altro, e poi il capitolo. E bah, andiamo al tristo meditore, va. Andiamo qua a centrale. Ok. Non ci faccio niente. E salve. Ah, a conductor of souls. All those innocent souls I harvested will finally be. Ciao. È una bella esperienza che ho avuto. Andiamo all'evento, va. Oh, ci abbiamo due eventi. Cimitero sussurrante e piccolo accampamento. Beh, facciamoci prima il piccolo accampamento, va. Allora, serve spavento. Lui c'ha 7. Lui c'ha 10. Ah, lei c'ha 10, attenzione. Non è lei. Che se lei riesce. Ah, lungo la strada i tuoi adepti vengono. Devono evitare diversi accampamenti di cacciatori di demoni. Ma alla fine riescono a raggiungere il piccolo accampamento, l'ex roccaforte del male. Quando ti vedono arrivare, le streghe che vivono ancora qui sono sulle spine. Le traditrici stavano per suggellare un patto con il nemico per avere salve le loro miserabili vite. È ora di ricordargli chi è il loro unico e vero maestro. In questo luogo, in altri tempi, le tue streghe hanno riportato all'incredibile vittoria della battaglia delle mille illusioni. Perciò gli avevi assegnato questa regione come ricompensa per la loro lealtà. Ma se continuano con questo atteggiamento di falsità, puoi sempre riprendertela. Vediamo. Nonostante il tradimento, queste streghe sono sempre delle grandi esperte di magia nera. Se lasci che la tua fedele Bloody Mary le giustizi tutte, le loro maledizioni potrebbero nuocerle. E allora obblighiamo a... Ok. Beh, vedi? 8, grazie, torniamo a 40. Mentre la tua fidata Blumenere si avvicina, le streghe si allontanano distinte e si rendono improvvisamente conto della tua presenza attraverso la tua adepta. Ricordano ancora bene di quale orrore sei capace. Tremano mentre si inginocchiano al tuo potere. La loro voglia di tradirti è completamente sparita. Brave. Ora le streghe sono alla tua mercé. Cosa ne vuoi fare? Allora, attingi i poteri magici delle streghe per lanciare una maledizione collettiva sui cacciatori di demoni. Esigi un'offerta alla tua gloria, divora le loro... No, facciamo questa. Malediciamoli, va. Le streghe si riuniscono per iniziare un rituale di magia nera. Alla maledizione aggiungi anche il tuo zampino, in modo che abbia un potere talmente distruttivo che riuscirà a decimare tutti i cacciatori di demoni che stanno minacciando il villaggio. È un colpo da cui i tuoi nemici non riusciranno a riprendersi. Scream as loud as you can. 34 anni. Salve. Oh,
Insomma, l'adepto prescelto otterrà un secondo tratto casuale quando l'evento sarà terminato. All'arrivo in questa zona il diavolo riceve 10 essenza ed essenza massima, che ci cura. Raddoppia il numero delle abilità da ottenere. All'arrivo in questa zona il diavolo riceve 10 essenza massima. Ok, dove vanno? È stato divertente, lo rifacciamo? Se per vincere dovessi ricorrere alla magia, non la chiamerei vittoria. Really? It's for me. Machiavellico, più 2 stratagemma, più 4 punti di vita massimi. I accept my lui punishment. È spaventato. No, ha preso sospetto. Vabbè, non lo spavento. Really? It's ok. La tua stretta sul mondo dei mortali si sta rafforzando. Hai ottenuto un livello these di terrore. Will okay. Make our more. Quindi, allora, istinti predatori. Se nessuno degli adepti ricarica per un turno, tutti ottengono più 2 danni. Lo scettro del conquistatore. All'inizio di ogni combattimento ottieni più 2 punti azione solo per il primo turno. Il capro espiatorio. Ogni volta che stai per subire danni che potrebbero infliggere il colpo di grazia al diavolo, lui diventa invulnerabile fino all'inizio del turno successivo. Questo effetto può essere attivato una volta. Scelta del conquistatore. Primo turno ci abbiamo 2 puntazioni in più. Ci piace, ci gusta. E ok, qua. Qui serve stratagemma, abbiamo detto. Lui c'ha 6, lui c'ha 10, lei c'ha 7. Vai. Allora, la tua attenzione viene attirata da uno stormo di corvi. Quando ti avvicini, gli uccelli volano via, svelando così il corpo di un uomo divorato per metà. Cose simpatiche, insomma. Dal tuo esilio forzato, il mondo non sembra poi un luogo così terribile. Perciò non si trovano più tanti cadaveri di viandanti per la strada. Per fortuna tu sei di nuovo in piedi e le cose stanno tornando alla normalità. Ok. Il fedele cavaliere senza testa si china sul cadavere per esaminarlo. Identifica il corpo. Perquisisci il corpo. No, identifichiamo. 100%. Vai. You give the orders, I carry them out. Chi era? Il tuo cavaliere senza testa è sicuro che si tratti di un cacciatore di demoni. Ovunque sia, riesce a ricordarsene l'odore rivoltante, anche quando è camuffato da quello della decomposizione. Quando il fedele cavaliere senza testa lo osserva più attentamente, nota che sotto i segni del beccato dei corvi ci sono anche quelli di morsi di ratto. Quei piccoli mostri devono ancora trovarsi nelle vicinanze. Il fedele cavaliere senza testa si china sul cadavere per esaminarlo. Mela maledetta, sangue del diavolo. Esamina il corpo, perquisisci il corpo, prendi il controllo dei ratti. Ma perquisire il corpo, poi. Tra gli oggetti appartenuti a quell'uomo, il fidato cavaliere senza testa trova tutto l'arsenale di un cacciatore di demoni. Che soddisfazione prenderne possesso delle armi del nemico per usarle contro di lui. These relics are potent enough to contain my power. Corona dell'onniscienza. Quando vengono proposte 3 abilità, ne vengono proposte una in più. Martello infernale. Ogni volta che un adepto usa un'abilità con gli attributi iniziatore o conclusione, tutti gli adepti tengono più 1 ai danni fisici. Velo delle tenebre per il cavaliere senza testa, e il possessore ottiene un più 2 a tutte le sue caratteristiche sociali. Ogni volta che il possessore supera una prova sociale, ottiene più 30 anime. Allora, però questo mi piace di più. Mi dà un'abilità in più ogni volta che mi dà le abilità. Not my head, but it'll do. Ok, ho preso 8 punti vita massimi e 8 punti spirituali massimi. E anche in go, cioè qui. Many humans lie dead. Tra le radici di questi albi giacciono moltissimi umani morti. Adoro questo posto. I quite like this place. Okay, posso andare? Posso andare qua? Sì. Salve. C'è un santuario. Via.
Esorcista, vendicatore, capitano. Tutta brutta gente. Allora, lei se la prende con Bloody Mary. Lei su Dracula. Questa su Dracula. Partiamo da ragazzo qua che. In guardia. Allora. E fino a qua. Non c'è piove. Mo, me devo ricordare un po' di cose perché. Questo riduce di 2 i danni. E questo pure. Allora, questa va sulla cosa spirituale, gli fa 20 danni. Questa ne fa 16, lui non so. Questa cosa c'è? Barriere montare, riduce di 6 punti persi. Questo, un grido di guerra, ogni volta che il possessore cura... No, vabbè, va, senti, facciamo così. Intanto, facciamo così. No, nulla. No. Carapace, 4 i danni subiti. No, ridammi Carapace. Non mi puntate niente. Allora, facciamo che Bloody Mary riduce di 2 i danni di lei. E poi riduce di 2 i danni di questa. E ok, fino a qua. Ci siamo. Ma Dracula, nostro buon vecchio Draculino. Allora. Il vulnerabile, beh no. Sottrae una carica dagli stati dell'obiettivo. Ok, quindi io farei su di lei questo. Perfetto. E la mandiamo in depressione. E a lei e la mandiamo in depressione. E questo su di lei. Ok. E termina. Quasi. Lei è andata quasi giù. Che sta a fare questa? Ok, lei è vulnerabile. Allora. Lui va qua. Trasforma pure. Ah, no, fa su tutti, giusto. Devo mettere sempre sta cosa. Ottimo. Questa se vorrebbe curare, in realtà mo se pia danno. Quindi con questi due che c'ho. Questo se fa 2, questo se fa 1, questo se fa 1. Andrei con lui. Sì, su. Su di lei. Ecco qua. 3. Che fanno? Questa si è curata perché? Abbiamo messo zombie. Vabbè, che te devo dire? Qual era quella che faceva i danni? Questa alla fine con meno punti. Ecco, entra su di lui. Andrà su di lui. Ok, facciamo questo a lui. E a uno ricarica e a due ne servono 3. Questo si fa 2, questo si fa 1. Ruba, ma lui non c'ha bisogno di rubare. Quindi possiamo far sanguinare lei. No, forza lui, ma non c'ha senso far sanguinare a lui. Non ha veramente senso. I'm listening, basta. Basta. E no, facciamo semplicemente che a uno gli rimangono 3. Questa si fa 2. Questa non è attivabile, allora facciamo sanguinare lei. Ok, dopodiché lui fa così. E taunta. Non mi ha fatto nulla lui, perché? Non capisco. Che vuol dire? Perché non ha subito danni?
Perché non hai subito danni? Okay. E vedete che il possessore cura un combattente, viene danni, questo fa, si cura 53. Ok, questo andrebbe a fare danni a Dracula. Che te devo da di? Game are we playing? Ok. Un piglia danni lui. Aiuto. Non capisco. Ma sto sei cos'è? Non è che tante volte queste sono tipo resistenze. I shall forge the world in my image. Come se volessi ammazzare? Costa 20. I am irresistible. Questo non si può levare. Allora, con calma, con molta calma, la situazione qua sta cominciando a diventare grave. Facciamo così. Ok, lui si è curato un attimo. E lui va qua e si cura. E poi la sfreggia, no, se fa due, se fa due, se fa uno. Ok, e sì, non gli fa danno a lui. No, come dici che è vulnerabile, è diventato vulnerabile, come ti ha, è successo cose brutte. I'll choose more competent disciples. Ma hanno schioppato male. Ho rosicato. Vabbè. Avevo detto che non sarebbe finita bene. Però mazza li vera, avevamo giunto lì allo 3. Quindi obiettivi. Fedele al portale. Completo un capitolo senza vedere. Ricompense sbloccate. Com'è? Riscaldamento mentale. Cagliere senza testa. Braciere infernale. Moneta del tristo mietitore. Le abilità e le reliquie sbloccate a partire. Appariranno nei seguenti libri, quindi queste mi usciranno fuori. You don't know how to choose your entourage, master. Let me take things in hand. Permettimi di prendere in mano la questione. Donna come me di prendere in mano il male. Spread evil to perfection. Ah, abbiamo sbloccato un nuovo. Ok, sfruttando il potere delle sue antiche maschere spettrali, la Dama Bianca perseguita i suoi nemici dalle retrovie e con le sue maledizioni modifica il corso della battaglia. Beh, interessante. È bella per noi. La sconfitta è un concetto interessante per i mortali. Niente meno, niente nessuno può resistere, nemmeno il destino. Se non mi condurrà, vedo io. La pregherà a volere. Vabbè. Ragazzi, niente. Ho detto, roguelike è anche molto difficile. Non sembra, ma ogni volta che devi andare a affrontare i cosi, gli elite, avete visto? Fanno dei danni imbarazzanti. Ed ero messo abbastanza bene a livello di oggetti. Quel bastone che faceva danno sui cosi spirituali era tanta roba. Vabbè, peccato, è andata così. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, condividete questi video e fateli conoscere. Lasciate un commento se volete comunicarmi qualche cosa. I nostri piccoli pappagallini dietro stanno comunicando invece che vogliono a dormire. E attivate la campanellina e ci vediamo al prossimo video. Bella per tutti. Ciao ragazzi, ciao.